Ma adesso ci preme sentire come portano avanti in una situazione di guerra appunto l'attività socio-educativa in Costa d'Avorio e ad Abidjan siamo riusciti a metterci in contatto con Carlo Maria Zorzi della Fondazione AVSI, il quale si è dovuto rifugiare in un campo della missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio, la missione denominata ONU-SI, per poter essere un po' più protetto e tranquillo. Buon pomeriggio Carlo. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio Italia. Allora Carlo, dalle ultime notizie sentiamo che la capitale Abidjan è al centro di violente esplosioni nel tentativo da parte delle forze del presidente eletto Ouattara, riconosciuto internazionalmente, nel tentativo di mandare via Laurent Gbagbo che non vuole arrendersi per nessun motivo. Tu che sei sul campo, che cosa sai di più e che cosa stai sentendo adesso? Questa è effettivamente quella che hai descritto, è la situazione di questo momento, momenti dove le armi pesanti risuonano ancora nel centro della città, nella zona del palazzo residenziale della residenza, dopo aver taciuto ieri per delle negoziazioni che poi non sono andate a buon fine. Questa mattina le forze che sostengono Ouattara hanno deciso di entrare nel bunker della residenza presidenziale per andare a cercare il presidente uscente e mettere fine a questa situazione. Carlo, tu perché, io ho detto qualcosa, ho accennato a qualcosa, ma è stato proprio necessario andare a trovare protezione in un campo dell'ONU ad Abidjan? Sì, è stato necessario ed è sempre una situazione difficile, una decisione difficile da prendere, ma ad un certo momento quando il vuoto politico e il vuoto di controllo della sicurezza si è manifestato ad un alto livello e quindi ho giudicato che non vi erano più le condizioni minime per poter vivere nei quartieri più o meno tranquillamente, ho dovuto fare questo passo, cercare questa situazione, questa protezione che però almeno mi permette di essere in contatto con il resto del nostro personale nazionale e anche con un ufficio che abbiamo nel centro nord del paese che funzionano e come lavorano quasi normalmente tutte le altre città della Costa d'Avorio, perché il problema in questo momento è proprio solo ad Abidjan. Allora, adesso il problema è ad Abidjan e leggiamo sul sito dell'AVSI, www.avsi.org, che in apertura proprio questa notizia, Costa d'Avorio, battaglia ad Abidjan, impossibile per ora conoscere gli spostamenti di tutti i bambini sostenuti a distanza con AVSI. Allora, andando a leggere all'interno della notizia, leggiamo che c'è questo programma socio-educativo e di sostegno a distanza per 10.700 bambini. Adesso questo progetto come lo si può portare avanti? Che notizie avete dei bambini che sostenete? Ma i bambini che sono sotto l'assistenza dell'ufficio che abbiamo nel centro nord, a Bouaké, come dicevo pochi secondi fa, il progetto continua, va avanti, l'ufficio lavora, il personale fa le sue attività, gli interventi sono assolutamente regolari, mentre il problema persiste su Abidjan, perché tra l'altro siamo anche sotto coprifuoco che è cominciato da un'ora e che è stato protratto fino alle 6 di venerdì mattina prossimo, quindi impossibilità di azione. Il nostro personale ovviamente è anch'esso a casa, non può uscire. Abbiamo dei contatti con molte famiglie, contatti a volte perché si è vicini, a volte perché i telefoni funzionano ancora, si possono avere delle situazioni, delle conoscenze, delle situazioni di questi bambini e di queste famiglie che abbiamo già visto anche nei giorni scorsi prima di essere bloccati nelle case e aver bloccato le attività, bambini che sono rimasti sul posto, che è più facile seguire, che è più facile ritrovare anche quando la situazione sarà normale, bambini che invece sono sfollati all'interno del paese, sarà più difficile capire se e quando ritorneranno nelle loro case di origine, nei loro quartieri di origine. A proposito di casa, le Nazioni Unite stimano che abbiano lasciato la loro casa tra le 200.000 e le 300.000 persone dallo scorso 6 marzo. E voi a Abobo avete aperto un campo per sfollati che accoglie circa oltre 600 persone.
almeno questo leggo dal sito dell'ABSI. Che notizie avete da questo vostro campo? Ma effettivamente un mese fa le prime due ondate avevano procurato 200-300.000 sfollati che si spostavano da un quartiere all'altro della capitale di Abidjan. E poi c'è stata l'altra ondata quando le violenze veramente hanno preso una dimensione più vasta e più forte, allora lì gli sfollati sono diventati 1 milione secondo le statistiche delle Nazioni Unite, ma a questo punto hanno lasciato la capitale Abidjan per andare nei loro villaggi di origine all'interno del paese. In questo campo siamo arrivati fino a 1.500-1.600 persone che sono assistite con beni di prima necessità e comunque sono in una zona di protezione e di relativa sicurezza. Un'ultima domanda, Carlo, che cosa significa in questo momento per te, per l'ABSI, rimanere in Costa d'Avorio? Beh, indubbiamente la presenza in mezzo a tante domande che uno si pone, ma perché in mezzo a tutto questo caos, ma forse non si poteva andare via prima, ma forse non si poteva la presenza, essere qui, testimoniare un'amicizia, testimoniare una vicinanza, restare in contatto, dare fiducia, insomma, sia colleghi nazionali sia beneficiari ci guardano e attraverso anche i nostri gesti e le nostre azioni ritrovano un po' di calma e un po' di tranquillità davanti ad una situazione difficile, quindi è una presenza che vogliamo assicurare malgrado siano veramente situazioni difficili. Grazie per il coraggio di questa presenza, Carlo Maria Zorzi della Fondazione ABSI. Arrivederci, Carlo. Grazie, buon pomeriggio, arrivederci a voi.